C'è attesa per il Consiglio federale di lunedì, che dovrà finalmente mettere la parola fine ad ipotesi e tempistiche immaginifiche per la ripartenza del calcio e fare spazio alla certezza di come ripartiranno i campionati professionistici. La cosa certa, almeno questa, è che in Serie A e in Serie B si procederà alle 5 sostituzioni a partita in 3 momenti della gara. Così come è certo che la Serie A riprenderà nel prossimo weekend con la Coppa Italia e che dalla settimana successiva riprenderà il massimo torneo nazionale insieme alla Serie B. Per il Pescara dunque primo impegno interno contro la Juve Stabia, si attende di conoscere esattamente il giorno, 20 o 21 giugno, ma soprattutto lo slot orario che verrà scelto per la partita dell'Adriatico, nella quale le Grottaglie dovrà certamente fare a meno di Marco Tumminello. L'annata per il centravanti biancazzurro sembra davvero stregata, il calciatore infatti uscito dolorante dalla seduta di allenamento ieri è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato la distorsione del ginocchio destro con interessamento del collaterale mediale. Sarà monitorato dallo staff medico e verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti tra un mese. Un problema in attacco per il tecnico del Pescara, che dovrà ripartire forte perché quello con le Vespe Campane è uno scontro diretto in piena regola. Un mese di stop, ma in Serie C anche per Costa Ferreira. Il centrocampista del Teramo giovedì è stato sottoposto ad intervento per la pulizia della caviglia sinistra e, attendendo la tempistica del torneo di terza serie, Di Mascio non lo avrà a disposizione quando si tornerà a giocare. Ma come si tornerà a giocare? E questo è il vero interrogativo a cui il Consiglio di lunedì dovrà rispondere, considerando che, rimanendo alla stretta attualità, l'ultima proposta in ordine di tempo sarebbe quella di sfida in gara unica durante gli spareggi. L'idea sarebbe quella di evitare retrocessioni dirette, inserendo le ultime classificate dei 3 gironi ai play-out e salvando direttamente le quintultime. Tra le 4 partecipanti ai play-out di ogni girone, però, otterrebbe la salvezza solo una, con semifinali e finale a eliminazione. L'ultima affronterebbe la quart'ultima, mentre la penultima se la vedrebbe con la terz'ultima. Le 2 squadre sconfitte andrebbero direttamente in Serie D, mentre le 2 vincenti si affronterebbero in finale. La vincente di quest'ultimo match rimarrebbe in Lega Pro, condannando alla retrocessione la perdente. Il tutto ovviamente tenendo conto della classifica e permettendo ai club meglio classificati di avere 2 risultati su 3 per salvarsi. Al momento però si tratta di semplici idee per cercare di creare meno dissenso possibile, ma niente è stato ancora deciso.